Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io, come mio dovere, porto i saluti del presidente del parco Arturo Diagonale e del direttore del parco Matteo Maranello. Mi hanno delegato a partecipare. Io sono un agronomo, sono un tecnico del parco da tantissimi anni, praticamente dalla nascita del parco. Sono responsabile del servizio agrosilvopastorale, quindi mi permetterete due righe di politica, ma io come tecnico non posso non dire qualche cosa, anche perché gli interventi precedenti mi hanno stimolato e mi permettete che prenda un pochettino di tempo. Dal punto di vista politico vi posso dire che dietro nostra sollecitazione di noi tecnici, il consiglio direttivo del parco nel 2005, con una delibera consiliare che ho rispolverato dal cassetto il 3 novembre 2005, ha deliberato che il parco deve essere OGM free, quindi libero da OGM. Questa è una battaglia che abbiamo fatto, è durata quasi un anno perché il consiglio direttivo la rimandava di volta in volta, mossa dalla Federparchi. È stato chiesto a tutti quanti i parchi di sollecitare e di deliberare, quindi inviare queste delibere in cui si dichiaravano il perché i parchi dovessero essere liberi da OGM. Abbiamo preparato questa delibera e l'abbiamo inviata all'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ha sortito, penso, ben pochi effetti, però so che molti parchi hanno raccolto questo invito. Io chiaramente questa delibera ce l'ho sulla mia scrivania e incrocio le dita e spero che non avvenga quello che è avvenuto in Friuli, così, che ci ha tanto spaventato e tanto preoccupato e ci continua a spaventare. E il problema del castagno è emblematico, io me ne sono occupata e sinceramente non ci ho dormito per tante notti quando le precomunanze agrarie chiesero l'autorizzazione per il lancio del Tormus sinensis, l'unico antagonista accertato del cinipide del castagno, della vespa galligena, e questa è stata importata dai paesi asiatici e è stata importata da... Con il legname o attraverso i vivaisti, eccetera, eccetera. Questo ci fa capire che cosa può significare se in questo caso un insetto senza competitori viene introdotto in un paese. Praticamente il cinipide è venuto dal nord Europa, piano piano è sceso, Piemonte, Lombardia, Emilia. Lazio per un piccolo periodo ha saltato sia le Marche che l'Abruzzo, dopodiché è sceso giù fino alla Calabria, quindi ha preso tutto quanto l'Appennino. Poi purtroppo il cerchio si è stretto, anche l'Abruzzo, le Marche sono state invase da questo cinghiale. L'unico, la lotta chimica non dà nessun risultato, l'unica possibilità è il lancio del Tormus sinensis. Quando i castagnicoltori, in questo caso di Acqua Santa Terme, hanno chiesto l'autorizzazione al parco per il lancio del Tormus sinensis, a me mi ha preso un colpo. Avrei voluto tanto non essere in quel momento dipendente del parco. Io sono un agronomo, sono un tecnico, so che la castagnicoltura in questi territori è un'economia e so che un intervento di lotta biologica comunque in questo caso darebbe gli effetti non prima di 6-7 anni, però prima la comincia è meglio. La normativa comunitaria, il regolamento comunitario dice: fatto divieto dell'introduzione all'interno dei siti Natura 2000, quindi delle aree protette, di organismi allottoni, quindi non autoctoni,
è fatto divieto, lasciando agli Stati membri la possibilità di decidere. L'Italia, nel recepire questo regolamento comunitario, si è fermata è fatto divieto l'introduzione di organismi allottoni. La prima cosa che ho fatto, ho chiamato il Ministero e gli ho detto: che facciamo in questo caso? Praticamente il cilindro del castagno sta mettendo a rischio un habitat comunitario, che è l'habitat del castagno. Quindi è vero che ancora non ci sono degli studi approfonditi sul fatto che introducendo il thorimus, che è un altro insetto che praticamente va nelle galle, e lo può fare solamente quando le galle sono morbide, e quindi deposita le uova all'interno delle galle e alla schiusa delle uova vengono distrutte le uova del cinipide. Quindi è un processo lento, però laddove lo stanno facendo sta cominciando a dare i primissimi risultati, ci vuole ancora del tempo. Però nel momento in cui mi hanno chiesto l'autorizzazione, io ai sensi della normativa, io sono un funzionario pubblico e la legge non ammette ignoranza, non posso dare un'autorizzazione se il decreto legislativo 120 me lo impedisce. Quindi ho chiesto al Ministero come devo fare. Il Ministero mi ha detto: mi dispiace tanto per lei. Ho detto: come mi dispiace tanto per lei? A quel punto mi sono rivolta al tavolo Castagnicola Nazionale, ho portato l'istanza del tavolo Castagnicola Nazionale, ho chiamato l'Associazione Nazionale Lotta Biologica, ho cercato di trovare anche il professore che dell'Università di Torino aveva studiato il problema, anche perché mi trovo che l'Emilia Romagna dice: noi facciamo lanci di thorimus in tutto il territorio, anche in siti di Natura 2000, perché il nostro thorimus è diventato autoctono, si è naturalizzato. Io come tecnico, insomma, qua ci sono tanti tecnici qua, prima di naturalizzare un organismo che viene da fuori, perché il thorimus sinensis è stato portato con la valigetta dal professore dell'Università di Torino, e ci vuole, però la regione Emilia Romagna ha trovato questo escamotage. Io obiettivamente non mi sono sentita di doverlo fare, e con molto molto sacrificio ho dato il diniego alle comunanze agrarie di fare l'Afrit Tornus Sinensis, però non mi sono fermata qua, ho partecipato ai tavoli castanicoli ponendo questo problema. Praticamente c'è bisogno di fare, così come ha fatto la regione Lazio, l'ha inserito in una legge regionale, dicendo che per il Thorimus sinensis a causa e per il cinipide del castagno a causa degli attacchi che stanno mettendo a forte rischio l'habitat del castagno e l'economia dei castanicoltori, data la possibilità di utilizzare il Thorimus previo studio condotto sul fatto che il Thorimus, chiaramente non avendo esso stesso antagonisti, potrebbe a sua volta creare delle problematiche ad altre specie vegetali presenti sul nostro territorio, quindi potremmo a nostra volta creare dei problemi, perché ancora degli studi così approfonditi non sono stati fatti. È roba di 4 giorni fa che il dirigente del Ministero dell'Agricoltura mi ha chiamato, mi ha detto: finalmente sono riuscita ad avere un'audizione, perché questa legge è ferma alla Camera di modifica della legge comunitaria. Però chiaramente con il Thorimus sinensis dentro c'entrava di tutto, hanno cercato di infilarci specie di tutti i generi, deroghe al divieto di introduzione di specie allottone di tutte le specie e di tutte. Quindi è pericoloso, diciamocelo, è pericoloso, così come è arrivato il cinipide, se ce lo mettiamo noi può diventare pericoloso. Allora abbiamo convenuto, io l'ho aiutato a scrivere, una eccezione solamente destinata al cinipide galligeno, e vista la particolare problematica è che il Ministero dell'Agricoltura, unitamente al Ministero dell'Ambiente, si impegna ad avviare immediatamente degli studi con il principio della precauzione per vedere gli effetti del thorimus a lungo termine. Questo è chiaro, questa è una cosa che è successa 4 giorni fa, speriamo che
una piccola deroga venga fatta, perché sennò del cinipide, perché il castagno, non so se avete visto i castagneti, le castagne sono piccole così, la pianta non muore con gli attacchi di cinipide, però reagisce non fruttificando. E quindi le castagne sono piccole e molto spesso già rovinate, perché la pianta non ce la fa, deve combattere. Parentesi, adesso 2 minuti solamente su quello che come tecnico del parco noi abbiamo raccolto. Vi parlo sempre degli anni 2005, partecipammo ad un convegno e fu presentato questo, il manifesto sul futuro dei semi, venne presentato da Varnana Shiva e la Presidente della Commissione Internazionale per il Futuro dell'Alimentazione e dell'Agricoltura. Con la presentazione del manifesto sul futuro dei semi, Varnana Shiva è un tecnico, è stata poi insignita Nobel per la pace, mi pare, e proviene dall'India, e in India l'introduzione di ibridi dovuti alle grosse multinazionali, in primis della Monsanto, che cosa è stato fatto? Così come è stato fatto in America Latina, è stato fatto in tantissimi paesi nel terzo mondo, sono stati introdotti dalle multinazionali specie di semi, non principalmente soia e mais, geneticamente modificati, cotone anche cotone. E che cosa è successo? Che questi agricoltori che coltivavano le loro produzioni agricole legate alla loro alimentazione, ai loro piatti tradizionali, sono state diciamo un po' circuite dalla Monsanto, che praticamente all'inizio ha quasi regalato il seme e assieme al seme gli ha dato i pesticidi che potevano essere utilizzati solamente per quelle sementi, e da lì dalle tante piccole produzioni si è passato a delle monoculture che gli agricoltori di questi paesi hanno messo a coltura. L'anno successivo, così come hanno sempre fatto, si sono tenuti una parte del seme per la stagione successiva, come da sempre gli agricoltori hanno fatto, la conservazione del seme per la stagione successiva. Quel seme era un ibrido, la stagione successiva non dava produzioni e la Monsanto gliel'ha detto solo dopo, ed è per questo che hanno dovuto ipotecare il raccolto dell'anno successivo per comprare il seme, per comprare il pesticida che andava obbligatoriamente assieme a quel seme. Quindi si sono talmente indebitati che c'è stato un numero di suicidi spaventoso da parte degli agricoltori, e lì è intervenuto questo movimento, uno dei tanti movimenti che sono nati, quello di Vandana Shiva, che ha ritenuto di dover scrivere, e questo è stato pubblicato, questo manifesto che ormai è datato, è del 2006. Però quello che mi fece una specie, che quando fu presentato a Torino il manifesto, ci dissero a tutti i presenti, eravamo tanti, tornate nelle vostri territori, fatelo approvare dalle vostre amministrazioni, fate approvare che la difesa del seme è il futuro per le nostre, per le generazioni future, che la proprietà dei semi è degli agricoltori, come da sempre è stato, la proprietà dei semi è degli agricoltori, e lo scambio dei semi, come è sempre avvenuto, è fondamentale per la conservazione della biodiversità agricola. Allora noi, quando siamo tornati, immediatamente abbiamo messo su un progetto, la rete dei coltivatori custodi. Abbiamo iniziato con la provincia dell'Aquila, poi siamo andati avanti con tutte le altre province. Questo vi ho portato solamente un esempio, sono i semi che abbiamo recuperato andando casa per casa. Queste sono le varietà recuperate nei comuni della provincia dell'Aquila del Parco. Poi abbiamo proseguito, siamo venuti anche qui nella provincia di Ascoli, nella provincia di Rieti. Abbiamo avuto l'impressione prima di tutto di stare a prendere l'ultimo treno, perché comprare direttamente le piantine al vivaio è molto più semplice,
ti bandiscono con tante promesse di maggiore produzione. All'inizio ci sono delle piante di mais che sono incredibilmente alte rispetto al nostro mais sottofile, che dà una produzione minore, pianta più piccola, quindi insomma ti invogliano. Dopodiché appunto c'hai un seme sterile e una pianta che è obbligata ad avere interventi antiparassitari molto pesanti. Quindi abbiamo iniziato a fare questo censimento, abbiamo portato questa parola, dice: voi siete proprietari dei semi, scambiate il seme tra di loro, e perciò il concetto di rete di agricoltori custodi. Noi ogni anno facciamo un incontro, generalmente lo facciamo intorno a San Martino, all'11 novembre, perché è una data importante per l'agricoltura. In un caso lo chiamiamo Semi in Libertà. Semi in Libertà perché crediamo che nella libertà dei semi, ma anche perché sappiamo benissimo che come ente pubblico promuovere lo scambio dei semi, i semi devono essere brevettati, sulla proprietà dei semi stanno facendo grandi battaglie anche a livello di la Commissione Europea, e le multinazionali non sono assolutamente d'accordo su questo, che i semi devono ritornare in proprietà degli agricoltori. Però noi noi di fatto come parco siamo dei facilitatori, siamo dei tecnici, andiamo a dire a chi coltiva il grano Solina di scambiare il seme con il grano Saragolla, di provare anche nell'ambito delle rotazioni il cece nero piuttosto che la pastinaca. Minuti per chiudere, perché noi non abbiamo il tempo di fare gli interventi. Io lo sapevo che mi prendeva troppo tempo, perché questa cosa. No, però il messaggio è arrivato netto e chiaro. No, ascolta, è arrivato netto e chiaro, è solidale del tutto. Grazie. Quindi, anzi, poi dopo nella discussione. Sì.